Concluso il meeting del PCC, Partito Comunista Cinese, in questi giorni sono emersi molti punti critici, molti punti a favore della crescita della Cina. Vediamoli insieme in questo video, dove ci sarà un piccolo approfondimento su Alibaba, che torna sul canale. Prima, sigla. Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute. Oggi parliamo di Alibaba e della Cina. Non ne parlavo da un po' di tempo, non perché non mi fossi più interessato all'azienda, bensì perché ho visto che il canale comunque aveva bisogno di produrre contenuti molto a lungo termine in modo che fosse visualizzabile da un sacco di persone. Detto ciò però non perdiamo altro tempo e passiamo a cosa è emerso da questo meeting. Prima di tutto si sono eletti i principali vertici e i nuovi rappresentanti dell'esercito, del governo eccetera. Ma la notizia principale di questo congresso è che Xi Jinping, l'attuale presidente cinese, è stato rieletto per la terza volta e quindi dopo Mao è il secondo presidente ad aver avuto più di due incarichi, avendo abolito tempo fa la regola imposta da Deng Xiaoping di fare massimo due mandati. Questo implica che la politica di Common Prosperity, che abbiamo già parlato in questi video qua, e le varie politiche attuate dal governo negli ultimi 10 anni saranno continuate e bensì migliorate, proprio perché questo governo, essendo lo stesso, può avere una continuità sicuramente migliore di un governo diverso. Prima di tutto siamo nel bel mezzo di una crisi, quindi è un congresso che arriva nel bel mezzo di una crisi davvero strana, una crisi che si è palesata dopo anni di crescita a doppia cifra del PIL e in generale degli investimenti in Cina da parte degli stati esteri. È una crisi che sicuramente non ha fatto felici la maggior parte degli investitori, perché chiaramente i titoli cinesi in questo momento sono più o meno al livello del 2008, dal punto di vista che per esempio l'Hang Seng, l'indice dei titoli cinesi, più o meno siamo su quei livelli lì, quindi sicuramente non ha fatto piacere agli investitori. Però nel mentre l'economia cinese è comunque cresciuta a un minimo e anzi Bloomberg quest'anno sta ponendo una crescita target del 3-4%. In questo momento quindi, dove c'è una tensione continua per Taiwan, il Covid, quindi la politica zero Covid che ha letteralmente piegato in due l'economia, il gioco di forza tra Russia e Europa e quindi America, in tutta questa politica di incertezza eccetera, incertezza anche interna alla Cina, perché chiaramente dopo le sanzioni che sono state fatte alle società monopoliste come Alibaba c'è molta paura da parte degli investitori. In tutto questo contesto qua si è delineato un congresso e si è delineato un piano a 5 anni che è andato a toccare diversi punti. Prima di tutto, con la rielezione di Xi Jinping, si punterà a continuare su questo modello di capitalismo con caratteristiche cinesi, quindi diciamo un capitalismo a sé, fatto da chiaramente il Partito Comunista Cinese, e questo implica che quindi si discosti dalle regole occidentali e si punti prima di tutto a mettere al centro dell'attenzione il benessere del cittadino, il benessere del popolo cinese. Il secondo punto che è emerso è appunto Taiwan, costituzionalizzato la negazione dell'indipendenza di Taiwan, quindi Taiwan rimane territorio della Repubblica Continentale Cinese, Repubblica Popolare Cinese, la Cina continentale in sintesi, e quindi la Cina ha letteralmente deciso, chiaramente una decisione già presa in passato ma comunque confermato, che prima o poi se la riprenderà. Poi chiaramente questo l'abbiamo già parlato in un video con Alessandro Rosani, ve li lascio qua se volete capire molto nello specifico di cosa si parla quando si parla di Taiwan. È un tema molto delicato, va approfondito molto bene. Detto ciò, comunque trovo che sia fondamentale per comprendere le ragioni che abbiano portato alla situazione in cui siamo oggi. Basti pensare che Taiwan fino agli anni 70 era considerata l'unica e vera Cina. Dagli anni 70 in poi non è stata più considerata l'unica e vera Cina, ma la Cina continentale è stata considerata l'unica e vera Cina, e Taiwan è riconosciuta come stato sovrano da soli 14 stati nel mondo, tra cui la Città del Vaticano, ma ne abbiamo già parlato in questi video qua, andatevi a vedere. Terzo punto su cui si è discusso molto è la politica zero Covid, che non azzarda a diminuire, anzi si pensa che anche tutto il 2023 il governo potrebbe avere queste, diciamo, prese di posizione estreme per fermare il Covid, sia come prova di forza per dimostrare a tutti che sono il paese più sicuro da questo punto di vista, sia anche credo per riuscire a intestarsi tutti i successi eventuali di riuscire ad essere il primo stato ad aver sconfitto il Covid, che sarebbe un primato e soprattutto sarebbe un vanto per il governo. Nonostante tutto, questa politica zero Covid è chiaro che crei dei veri e propri problemi serissimi
dal punto di vista della crescita economica, e sarà molto difficile vedere se si riuscirà a raggiungere la crescita stimata da Bloomberg per ottenere nel 2036 un PIL pro capite e da paese sviluppato. Infatti attualmente la Cina, nonostante i suoi 1.2 miliardi di abitanti e il suo PIL molto alto, è comunque considerato un paese in via di sviluppo, quindi un paese arretrato rispetto ai paesi sviluppati occidentali, proprio perché il PIL pro capite è molto basso. Bloomberg stima che per ottenere un PIL pro capite da paese sviluppato dovrebbe crescere del 4,7% fino al 2036. Questa crescita quest'anno non si raggiungerà, ma è probabile che appena si sbloccherà la situazione zero covid ci saranno crescita a doppia cifra di nuovo. La Cina sta anche affrontando diversi problemi dal punto di vista delle nascite, in generale perché con la politica del figlio unico indetta da Mao e solo negli ultimi anni tolta, c'è stato una sorta di azzeramento del ricambio generazionale con un relativo dividendo demografico che si andrà ad esaurire entro il 2029. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che entro il 2029 ci sarà il picco massimo di popolazione, dopodiché ci sarà una decrescita che sarà in qualche modo magari calmierata da una politica adesso di liberalizzazione del figlio, che però sicuramente non avrà gli stessi effetti che poteva ottenere se veniva attivata già dall'anno 2000, proprio perché adesso si rischia di andare verso una Cina sempre più anziana, che è diventata anziana ancora prima di diventare ricca, ed è questo il principale problema, perché gli anziani costano a livello di welfare e sono una risorsa, ma costano a livello di pensioni, a livello di sanità eccetera, e quindi diciamo che la Cina ha questo ostacolo davanti che deve sormontare riuscendo a incrementare le nascite per avere un dividendo demografico che non diventi un debito demografico. Significa dire che il dividendo demografico è dato dai giovani che riescono a impiegarsi, a produrre, a generare reddito, a generare soldi da dare allo Stato, mentre il debito demografico è quando i giovani sono di meno di quelli che percepiscono appunto dei sostegni, e quindi bisogna indebitarsi per sopperire, che è più o meno la situazione italiana attuale. Detto ciò, se la Cina vuole continuare a crescere ha bisogno anche di incrementare le nascite, e sicuramente dal 2023 vedremo una diminuzione delle politiche zero covid, voglio sperare, affinché ci possa essere una crescita omogenea nel tempo costante, che possa portare quindi a un aumento del PIL per far arrivare la popolazione cinese ad avere un PIL pro capite degno di paese sviluppato. Sono emersi anche altri punti, ad esempio l'inasprimento delle politiche verso il settore tech, come era successo negli anni scorsi, a partire dal 2020, quando la Cina si era opposta al monopolio che si stava creando nei confronti di Alibaba e di altre multinazionali cinesi molto forti che puntavano a essere tentacolari. Come già detto in diversi video, ve li lascio qua. Semplicemente il governo prima aveva liberalizzato completamente tutto, e come sapete meglio di me, in un'economia completamente liberale il monopolio è dietro l'angolo. Il governo quindi adesso sta tirando indietro le rendini e ha anche sanzionato Alibaba con 15 miliardi da dare in 10 anni per poter fare in modo che il mercato sia concorrenziale, e sappiamo bene tutti che un mercato concorrenziale è sicuramente un mercato che punta alla crescita economica molto meglio di un mercato monopolista, proprio perché il mercato monopolista tende a paralizzare i consumi a favore del monopolista, mentre un mercato concorrenziale tende a essere parecchio efficiente e quindi migliore da questo punto di vista, perché nessuno sta producendo nella situazione peggiore e tende a efficientarsi molto di più un mercato regolamentato. Quindi la regolamentazione cinese sta arrivando in un momento di estremo bisogno di questa regolamentazione. Chiaramente questo non fa piacere alle aziende che stavano svolgendo il monopolio, ma secondo me nel lungo termine sarà l'unico modo che ha il governo cinese per riuscire ad arrivare verso un'economia di mercato scalabile, e soprattutto un'economia di mercato concorrenziale che permette al libero mercato, alle imprese individuali, alle intuizioni dei singoli di poter spiccare e di poter diventare profittevoli. Un altro punto che è emerso da questo congresso è l'immobiliare, che sarà uno dei problemi principali che la Cina dovrà risolvere nei prossimi anni. Sicuramente l'immobiliare è un settore driver del PIL cinese, che è dato in principale istanza da questo parametro qua, dagli investimenti dei privati, in particolare l'immobiliare. L'immobiliare che dall'inizio hanno perso il 20% a causa del flop di Evergrande, ma stanno fallendo un sacco di società immobiliari. Questo perché comunque le società cinesi stavano costruendo case e stavano vendendo case ancora prima di costruirle, e dato che con la supply chain, i chain bottleneck della supply chain, quindi i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, tutti i problemi derivati dal covid, si è dovuto una diminuzione della produzione, e in generale comunque servono gli appalti, servono i dipendenti per riuscire a costruire queste case. Tante case non sono state ancora consegnate, nonostante siano già state pagate. Molte aziende stanno fallendo perché si riassicurano
assicuravano grandi quantità di cash flow date dal fatto che magari iniziavano dei cantieri e riuscivano a finanziarli vendendo altre case che dovevano appena iniziare a costruire. Quindi magari finché il mercato era florido, finché la gente aveva fiducia, si riusciva ad incrementare e a crescere in maniera stratosferica, perché si consegnavano le case nel mentre si avevano 10 volte le case che si aveva prima in gestione, quindi si cresceva. A un certo punto, quando la domanda si è contratta, queste aziende sono andate in difficoltà. La People Bank of China ha tagliato i tassi e con la politica delle tre linee rosse che è iniziata nel 2020 appunto si è cercato di minare la crescita in questo settore per fare in modo che sia più regolamentato, più sicuro, a discapito chiaramente del breve periodo. Col taglio dei tassi in teoria si dovrebbe stimolare una crescita e cercare di trovare nuovi settori che siano driver del PIL, non solo l'immobiliare. C'è anche tutta la questione della via della seta, ovvero del finanziamento degli stati che farebbero da tramite dalla Cina verso l'Europa, che però sono dei punti critici in quanto i prestiti che sono stati fatti potrebbero non venire adeguatamente pagati, e questo implicherebbe che questi prestiti quindi diventeranno dei crediti insolventi, insoluti, e quindi sono dei crediti nulli che diventerebbero delle perdite. Quindi anche il settore bancario in Cina è molto, diciamo, in questo momento sul filo del rasoio, perché ci sono queste, diciamo, caratteristiche che lo rendono abbastanza, diciamo, strategico, ma allo stesso tempo non troppo sicuro. Dopodiché chiaramente un altro problema che era emerso nell'ultimo anno al congresso chiaramente è stato il problema della siccità, che aveva contratto la produzione di energia elettrica, essendo la Cina un paese che sta cercando di puntare verso il 2060, ovvero allo zero emission di CO2, e una diminuzione della produzione di energie rinnovabili non è proprio a favore dell'ecosostenibilità eccetera, ma questo non penso sia un problema, perché l'obiettivo principale della Cina in questo momento è produrre energia anche col carbone, non hanno problemi a farlo. Detto ciò, il video fondamentalmente dovrebbe articolarsi adesso parlando di Alibaba, ma penso che a questo punto del video si potrebbe anche parlare in un altro video di Alibaba. Detto ciò, Alibaba ha continuato a operare, ha continuato a investire, ha continuato a crescere, nel mentre chiaramente le sue marginalità sono diminuite nell'ultimo periodo, come possiamo vedere dall'ultima trimestrale eccetera. Chiaramente le marginalità non saranno più quelle del 2020-2021 e probabilmente non le vedremo più quelle marginalità per un po' di anni, però sicuramente anche il cambio valuta non ha aiutato. Il fatto che ci siano delle branche di Alibaba come Lazada, come AliExpress, che esportino molto verso paesi con una valuta differente, soprattutto anche l'America, e avendo un dollaro così forte diventa davvero difficile per le aziende cinesi produrre. Sicuramente Alibaba comunque nel breve periodo io non mi aspetto grandi crescite, soprattutto della valutazione in borsa, però in questo momento siamo a un punto critico delle valutazioni. Siamo dinanzi a un titolo che è stato quotato nel 2017 a $100 e nel frattempo ha più che moltiplicato per 8-9 volte il fatturato, 10 volte l'utile, e in questo modo chiaramente ci troviamo di fronte a un titolo che dall'IPO, che è stata una IPO miliardaria, è riuscito a crescere tantissimo, e nel mentre però la valutazione aveva raggiunto appena le $320, quindi era cresciuto di 3 volte la valutazione, nel mentre il titolo era cresciuto di più di 8-9-10 volte. Allo stesso tempo in questo momento ci troviamo dinanzi al titolo di Alibaba che ci quota circa $70, quindi ci troviamo un titolo che dall'IPO quota il 30% in meno, ma fattura 8-9-10 volte e fa utile 8-9-10 volte di più. Adesso ha meno marginalità, sicuramente sta cambiando il contesto economico, però siamo di fronte a un titolo che secondo me è parecchio sottovalutato, e chiaramente questi non sono consigli finanziari o sollecitazioni all'investimento, è un dato di fatto. Detto ciò, se vogliamo fare un paragone con Amazon, come avevo fatto in questo video qua, Amazon si è quotata chiaramente 30 anni fa, però dal giorno dell'IPO di Alibaba Amazon ha avuto un incremento in borsa delle valutazioni di 6-7 volte, un incremento dei ricavi però che non ha seguito questo incremento in borsa, perché l'incremento dei ricavi è stato appena del doppio, appena raddoppiata la capacità di generazione di denaro di Amazon, e anche Amazon comunque ha visto una diminuzione delle marginalità, ha fatto degli investimenti sbagliati con Rivian eccetera, quindi comunque anche Amazon non se la sta passando bene, ma le valutazioni di Amazon sono 100.000 volte più generose. C'è anche da dire che Amazon non sconta tutti i rischi sistemici che sta scontando Alibaba, stiamo parlando di sistema VIE, Variable Interest Entity, ne ho parlato già negli altri video. Di fatto comunque uno di questi è questo rischio qua, l'altro rischio è il rischio del listing, il terzo rischio è il terzo di regolamentazioni degli americani che implichino che Alibaba non abbia dei documenti regola, anche se ne dubito, perché Alibaba si fa controllare da 20 anni da un istituto di rating americano. Un altro rischio di Alibaba è appunto il rischio Taiwan, un altro rischio di Alibaba è il rischio BRICS che intervenga nella guerra Russia-Ucraina. Detto ciò, quindi ci sono un sacco di rischi sistemici, un sacco di preoccupazioni che turbano gli investitori, che portano le valutazioni ad essere così basse, ma questo non implica che se nel breve periodo il mercato
sta votando che Alibaba valga 70, Alibaba tra 5 anni varrà 70 dollari. Quindi io non voglio dare consigli finanziari, sollecitare nessuno all'investimento, quindi questo deve essere solo un video che vi fa da traccia, da bussola per capire la situazione di mercato. Ma io sinceramente continuo a credere in questa azienda, chiaramente non mi sento al sicuro sapendo che il governo può decidere una cosa un giorno e il giorno dopo cambiare la questione, però allo stesso tempo devo essere anche intellettualmente onesto e dire che comunque l'azienda sta crescendo bene e sono molto fiducioso per il futuro. Detto ciò, spero il video vi sia piaciuto, io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, canale Discord anche in descrizione, passateci, tutto gratuito. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.